Punti di vista. Mi rendo conto che questo punto di vista suonerà un po' delirante, però ho dentro la testa questa cosa e sento il bisogno di dirla, grazie anche alla mia lampughetta, che mi ha regalato il mio amico Andrea Petacci. Una lampughetta meravigliosa. Io e la lampuga vogliamo dirvi che secondo noi i pescatori sono dei fighi pazzeschi. Sono fermamente convinto di questo. Conosciamo il mondo che sta sotto la superficie dell'acqua e questo ci mette in una posizione davvero diversa rispetto a moltissime altre persone, alla stragrande maggioranza delle persone, che magari camminano lungo un fiume e non sanno che cosa c'è sotto, che universo incredibile, quelli che il 7 di agosto si buttano in spiaggia con il loro drago viola gonfiabile a fare i tuffi in un mondo di cui ignorano delle cose incredibili. Se non fosse stato per i pescatori, il problema del bracconaggio sarebbe venuto fuori molto in ritardo, ancor più in ritardo di quanto non sia in realtà saltato agli occhi di tutti. Se non fosse per i pescatori, i fiumi, i torrenti sarebbero impestati, neri, di centraline di ogni tipo, non ci sarebbe più un metro per pescare. Noi abbiamo difeso il nostro ambiente e l'abbiamo fatto in nome di tutti, per difendere la nostra passione, per difendere il nostro ambiente. E quindi mi domando se i pescatori non possano fare anche altro, perché abbiamo fatto moltissimo, molto più degli ambientalisti da tastiera o degli ambientalisti, gli ambientalisti che sono andati a fare delle azioni assolutamente assurde nei confronti, magari proprio dei pescatori. Possiamo fare qualcosa di più. Ad esempio, indirizzare in qualche modo consumi che sono completamente anacronistici. Mi spiego. È mai possibile che la gente vada in pescheria a comprare il vitello di mare e non sappia che il vitello di mare è uno squalo? È possibile che questa gente non sappia che sta mangiando una bistecca di panda? È possibile che non sappia riconoscere un trancio di pesce spada da un trancio di smeriglio? È possibile che non si renda conto che comprando del salmone allevato ha comprato un pesce che per farlo ingrassare d'un chilo c'ha bisogno di 5 kg di pesci selvatici? È possibile che non si renda conto che basterebbe comprare 2 kg di sardine e non un chilo di salmone per regalare al mare 3 kg di pesce selvatico? Beh, io ho una schiera di amici che quando vanno in pescheria, ad esempio, mi chiamano, mi dicono: posso comprare questo? Beh, insomma, se ognuno di noi cominciasse a espandere le sue conoscenze nei confronti dei suoi amici, non credete che potremmo fare qualcosa in più? Ma pensate se tutti i pescatori dicessero: a ottobre, novembre, dicembre non si comprano orate selvatiche. Faremo crollare il consumo di orate selvatiche in quel particolare periodo, fino a che non sarebbe più così produttivo per la pesca fare quelle saccate da 10 tonnellate che azzerano delle secche. O siamo noi che possiamo spiegare a quelli che non sanno come stanno realmente le cose? Quando compri il fritto di Paranza, hai comprato anche la benzina al peschereccio che ti ha strascicato davanti alla tua secca. Dobbiamo capirle queste cose qua e indirizzare i nostri consumi. Non dovete mai più mangiare il fritto di Paranza? No, ma sappiatelo almeno. Non voglio parlare di quelli che si mangiano la zuppa di datteri che andrebbero presi semplicemente a schiaffoni tutti quanti. Ma noi abbiamo conoscenze, abbiamo competenze, siamo dei fighi pazzeschi. E allora spieghiamo alla gente come stanno le cose e spieghiamo che il nostro ambiente ha bisogno dell'aiuto di tutti.